Gianluca Bovisio, direttore generale di Banca Mediolanum. Questa mattina si è discusso parecchio su quelli che possono essere i temi forti della consulenza per i prossimi anni. Volevo capire da lei quali, secondo lei, sono quelli più importanti e come questi temi possono integrarsi con il modello di consulenza proposto da Banca Mediolanum. Beh, allora, sicuramente è un mercato in trasformazione. Si deve sempre più seguire quelle che sono le esigenze del cliente, quindi non si può più fermarsi a quella che poteva essere una volta un'allocazione del risparmio. Noi non l'abbiamo mai fatta. E tutto il mercato adesso cerca di seguire questo modello, cioè quindi di andare verso il cliente parlando di esigenze. Parlare di esigenze oggi non puoi fermarti sicuramente al risparmio gestito, ma devi entrare nella protezione di questo risparmio, proprio perché sta cambiando gli stili di vita del cliente e diventa sempre più indispensabile dare una consulenza a valore aggiunto al cliente. Parlo di protezione, ma parlo di temi di successione, parlo di credito, cioè quindi anche di intervenire su quelle che sono le esigenze quotidiane da parte del cliente. Questa cosa però non si inventa, non è che uno dice bene, ho capito che il cliente ha dei bisogni e quindi no, chiedo al mio consulente di coprirli. Assolutamente no, bisogna fare degli investimenti, bisogna partire da lontano, quindi avere molto chiaro il modello di vision. Noi siamo stati illuminati dal nostro presidente fin dall'origine, dalla fondazione di Banca Mediolanum, quindi di non avere sportelli, quindi avere dei costi fissi, ma lavorare chiaramente su quello che riguarda il rapporto generale col cliente, dando la massima libertà di poter utilizzare la tecnologia, e noi su questo investiamo tantissimo. Sul consulente finanziario, che rimarrà sempre il nostro asset principale, dobbiamo lavorare in tema di formazione. Ecco perché quest'anno celebriamo il decennale della nascita della nostra Corporate University. Noi investiamo oltre 500.000 ore formative all'anno legate alla nostra rete finanziaria, e tenga conto che proprio sui manager, coloro che poi hanno il compito di formare, di inserire e i giovani, abbiamo parlato molto dei giovani questa mattina, noi negli ultimi 2 anni abbiamo investito oltre 10 milioni in formazione specifica. Questo permette chiaramente di essere all'avanguardia, poter coprire quelli che sono i bisogni, ma non basta, perché il consulente poi è una, come dire, è un materiale finito, nel senso che è un bene preziosissimo. Ed ecco perché, investendo nel digitale, nella tecnologia, noi abbiamo, con i back office di sede, accentrato tutta l'attività a bassissimo valore aggiunto, liberando quindi tempo al consulente finanziario per allargare la sua quota clienti e quindi dare maggior valore al cliente stesso. Ma anche questo non basta, nel senso che il consulente finanziario non può essere esperto di tutto, deve essere sempre più imprenditore e avvalersi in casi specifici anche della collaborazione di un tecnico che lavora per lui e quindi è in grado di soddisfare pienamente le esigenze del cliente. Ecco, questo è un po' quello che noi stiamo facendo. Questo allarga chiaramente quelli che sono i compensi del consulente finanziario, perché oggi si è parlato di margini anche per il consulente finanziario. Allargare il suo spettro di consulenza significa dare una copertura vera alle esigenze del cliente e dall'altra parte dare a lui una professione con un gran futuro.